Beh, intanto un saluto davvero caloroso e affettuoso a tutti i volontari e a tutte le volontarie. Credo che la giornata di oggi segni un percorso complesso e difficile che avete fatto in questi anni, ma che ha portato a una decisione, io credo, molto importante. Avere oggi questa giornata di fusione delle due realtà e quindi portare un nuovo, corrispondendo quindi alla nascita della provincia di Ravenna, quindi a una nuova struttura unificata, io credo sia estremamente importante. Quindi mi associo ai ringraziamenti fatti questa mattina a tutti i due presidenti e tutti i gruppi che hanno lavorato per realizzare questo obiettivo. Un obiettivo che non era né scontato né semplice, ma ce l'avete fatta. Questo sta a significare l'importanza che quando si fanno delle scelte e si percorrono percorsi con determinazione, con competenza, e il risultato sicuramente non manca. Perché è importante? Importante perché il ruolo del comprensorio e quindi del provinciale viene chiamato in tanti modi in giro per l'Italia, provinciale, territoriale, comprensoriale, dipende appunto dai modelli organizzativi che ogni regione si è data. Ma al di là dei modelli rimane il valore di avere una struttura che è in grado di coordinare, che è in grado di pensare, organizzare, essere punto di riferimento per tutte quelle realtà che sono invece insediate sul territorio, che svolgono quella preziosa attività che questa mattina ricordava il sindaco della realtà dove voi state svolgendo questo incontro, sono presenti e rispondono ai bisogni e alle necessità, della comunità stessa e dei cittadini e delle cittadine. Quindi, pensare a un ruolo, che sia a sostegno, che risolva i problemi, che affronti le tematiche, che organizzi adesso in questa fase sicuramente il congresso, ma in altri momenti, tutte quelle attività necessarie alla crescita dell'associazione. Il fatto che Hauser sia diventata una rete nazionale fra le poche reti nazionali delle grandi associazioni territoriali segnala che abbiamo bisogno di essere sempre di più strutturati, sempre di più organizzati. Si sollevava il problema nella relazione di Mirella, che anzi ho trovato veramente una relazione completa e importante, però uno dei temi fondamentali che ha toccato è quello della formazione e della ricerca di nuovi volontari. Allora è evidente che se noi abbiamo una struttura comprensoriale che riesce ad organizzare corsi di formazione, organizza momenti di divulgazione, ora ci stiamo abituando a utilizzare la modalità in remoto come oggi per me, che sono lontana, ma che posso comunque comunicare con voi e sempre di più questa modalità la dovremo utilizzare perché io non sono di natura pessimista, anzi tutt'altro, ma immagino che la situazione che si è determinata oggi con l'aumento dei casi di infezione da virus da Covid-19 non rientrerà facilmente in qualche giorno, ci vorranno ancora mesi e dovremo arrivare a convivere fino a quando non ci sarà a disposizione per tutti i cittadini e le cittadine il vaccino. Ma voi immaginate che nel momento in cui arrivano i vaccini non è che con una bacchetta magica si riesce a vaccinare tutta la popolazione, ci vorranno tempi, si dovranno definire delle priorità e quindi ci vorranno ancora mesi prima che noi riusciamo a ritornare alla normalità. Allora, la normalità per noi in questo momento è quella di continuare a fare le cose che possiamo. Quindi dicevo appunto utilizzare molto questo strumento online che ci consente comunque di tenere legami, di parlare con le persone, di ricordargli che ci siamo e che possiamo comunque molte cose farle in questo modo. Non può sostituire sicuramente la relazione umana, la vicinanza, il fatto di vederci e di guardarci negli occhi vis-à-vis,
ma come diciamo sempre, di necessità virtù, bisogna utilizzare gli strumenti che in questo momento sono disponibili. Possiamo fare piccole riunioni, non possiamo aprirle al pubblico, ma devono essere private, interne, e quindi per il momento continuiamo a fare i nostri comitati direttivi seguendo le indicazioni così importanti che sono quelle di tutelare la salute attraverso il distanziamento, l'uso della mascherina, eccetera. Dicevo, tornando al ruolo del comprensorio del territoriale o del provinciale, il vostro è un provinciale che unisce due realtà importanti, due realtà conosciute nel mondo, due realtà che ci rimandano a tante visite che tutti noi abbiamo fatto nei vostri territori e l'amore che noi proviamo per la cultura e la bellezza, e quindi territori importanti dal punto di vista anche della presenza immagino delle gite, delle iniziative turistiche, che saranno le prime ad essere riprese. Quello che io credo sia importante è che la nostra Auser a livello nazionale conosca questa scelta che voi avete fatto e che soprattutto si metta in contatto con voi, perché penso che la rete di Auser deve cominciare a fare rete prima di tutti fra le nostre realtà. Allora, io credo che delle tante realtà che noi abbiamo sparse per l'Italia, dobbiamo imparare a conoscerci, e quindi queste modalità di fare delle relazioni in cui si racconta che cosa sono le province, quali sono la realtà provinciale del vostro territorio, ma anche le opportunità che offrite, possono essere un elemento di riconoscimento da parte di tutta la rete di questa novità. Quindi far conoscere la nascita di una nuova Auser provinciale e farla conoscere rispetto a tutte le sue potenzialità. Io immagino che il lavoro che vi aspetta, oltre a questo lungo percorso che avete affrontato, è un lavoro di integrazione, di abitudini magari simili ma non uguali, di attività più forti in un territorio piuttosto che in un altro. Alcuni circoli sicuramente svolgono delle attività di promozione sociale che sono fondamentali in un territorio, magari meno in un altro, quindi anche questo integrare le attività, conoscersi, fare in modo che l'offerta di Auser sia dal punto di vista delle attività culturali, sociali, delle APS e diciamo così di socializzazione, possano essere quindi un'unica offerta sul territorio e promuovere partecipazione e trovarsi all'insieme in queste varie realtà. Molto diverso invece è quando parliamo di volontariato. Il volontariato in questo momento, non dico che ha una battuta d'arresto, ma si trova in grave difficoltà, perché è evidente che le nostre attività di accompagnamento e di partecipazione sono sicuramente messe in discussione. Noi abbiamo fatto una scelta importante, abbiamo scelto di metterci in contatto con i COC laddove c'erano, quindi con la Protezione Civile, ma soprattutto di aprire un'interlocuzione quotidiana con le amministrazioni del territorio, sia che esso sia provinciale, ma soprattutto nelle nostre comunità, nei territori più piccoli. Perché solo facendo questa scelta di partecipazione alla vita della comunità e interloquendo con la pubblica amministrazione si possono mettere in campo tutte quelle risposte a quei bisogni così complessi e così personali che un territorio esprime. Io credo che il lavoro che abbiamo fatto durante il lockdown sia stato un lavoro importante e che oggi torna ad essere fondamentale. Quindi riconnetterci con le altre associazioni e con le amministrazioni per organizzare l'accompagnamento per i salvavita, per quelle persone che non devono e non possono rinunciare a una visita medica. Guardate, i dati che ci hanno dato dalle varie ASL o dalle varie centri di responsabilità sanitaria ci dicono che molte persone hanno dovuto rinunciare a molte visite, soprattutto alla prevenzione, a molte cure,
E purtroppo questo salto nei tempi e nelle modalità di cura comporterà non pochi problemi nell'anno con l'anno prossimo. Quindi noi ci troveremo nel 2021 ad avere tutti quei ritardi e quelle conseguenze della mancata prevenzione di questo anno 2020. Quindi anche il tema dell'accompagnamento alle strutture sanitarie diventerà ancora di più fondamentale, perché le richieste aumenteranno, bisognerà recuperare il tempo perso. Quindi pensare a come ci attrezziamo per far fronte a questa ondata di necessità che avremo nel 2021 è sicuramente un compito gravoso ma fondamentale per noi. L'altra attività che per quanto riguarda molte regioni, io non conosco in maniera approfondita questo territorio, ma sicuramente è la telefonia sociale, perché il telefono è quello strumento che ci ha consentito di tenerci in contatto e tenere rapporti a partire dalle amministrazioni, ma anche con le persone. E quindi la telefonata alla famiglia, alle persone a casa sole che hanno dei problemi è diventato uno strumento fondamentale, e allora bisogna che questo strumento noi lo organizziamo meglio, lo rendiamo così uno strumento che ci consenta, io credo, non solo di parlare con le persone, ma anche in futuro, che non è un futuro lontano. Io credo che tutti noi dobbiamo un po' lavorare e pensare a come vedere anche le persone, perché iniziare a immaginare la videotelefonia, quindi quando si parla di nuovo, di come affrontiamo il vecchio e ricostruiamo e ci riproponiamo di essere più presenti nelle comunità, nei territori, ma soprattutto innovando. Allora, le attività in remoto, le attività online sono diventate, non dico una consuetudine, ma insomma un punto di partenza importante, e su questo dobbiamo continuare a lavorare. Io credo che poter vedere in faccia una persona mentre la chiamiamo al telefono e vedere se si è alzata, se si è vestita, possiamo chiedergli se ha fatto colazione, se ha preso i farmaci, ma se è ancora in grado di aver voglia di chiacchierare, di raccontare delle cose. Ecco, io credo che questa attività di telefonia sociale che svolgiamo nell'organizzare ad esempio tutta la consegna della spesa, la consegna dei farmaci, la consegna dei pasti laddove è possibile, oppure appunto, come dicevo, fare soltanto della compagnia telefonica, siano soluzioni che in questo periodo di lockdown prima e di difficoltà attuale, noi non abbiamo ancora un lockdown come abbiamo avuto nel mese di marzo, ma io immagino che se i dati delle infezioni non rientreranno, se la pandemia non si stabilizzerà, purtroppo torneremo ad avere delle indicazioni molto più rigide, molto più confinanti rispetto a quelle che abbiamo ora. Per questo dicevo che pensare appunto a come riorganizzare queste attività, in alcuni casi io so che in molti territori è già stato fatto e credo che anche voi abbiate tutte le condizioni per essere presenti, sempre meglio e sempre di più. Abbiamo dei vincoli temporali. Io credo che questa scelta di unificazione entro il 31 di ottobre vi consentirà di definire anche il nuovo statuto, che dovrà avere le due denominazioni nuove, quindi la nuova presidenza, i dati nuovi di questa fusione. Noi sappiamo che il 31 ottobre è una scadenza importante, ma non, diciamo così, l'unica. 31 ottobre si potrà presentare lo statuto senza pagare i costi delle modifiche e con una modalità semplificata, quindi con delle maggioranze non qualificate per votare il nuovo statuto con quelle modifiche necessarie. Però lo si potrà fare per altri 8 mesi nel 2021, fino a quando non entrerà in vigore il RUNS. Quindi avete davanti a voi due scelte, o il 31 ottobre o con più calma, ma avendo poi però dei vincoli numerici dopo il 31 ottobre. Questo deciderete voi come farlo e come gestirlo. L'importante è che lo statuto riporti la nuova dicitura delle due strutture nuove, quindi due statuti anziché quattro e due
modifiche che dovete sicuramente fare. Io quello che auspico è che, come vi dicevo prima, il territoriale provinciale diventi sempre una struttura importante di supporto al territorio, di consiglio, di aiuto, di determinazione, di ricerca, nonché di formazione, perché questo compito non può essere affidato alle singole realtà, ai circoli, alle strutture territoriali, perché comporta avere delle competenze, avere anche una disponibilità economica per fare un po' di ricerca, per ingaggiare delle persone che ci possono dare una mano nel trovare, nel risolvere le situazioni complesse e difficili che ci troviamo ad affrontare, come abbiamo fatto per comprendere e conoscere la riforma del terzo settore, come abbiamo fatto per capire alcune cose complesse all'interno della riforma. Non ultima, quella di cui tutti noi ci stiamo occupando, la coprogrammazione e la coprogettazione. È una questione delicata ma estremamente importante. Io la cito perché credo che sia la novità in assoluto più importante riguardo ovviamente il ruolo che il terzo settore deve assumere nel proprio territorio di appartenenza, sicuramente il provinciale e il territoriale. Abbiamo l'esigenza di, su questo tema, di approfondirlo, di capire come un'associazione di volontariato e di promozione sociale come Hauser debba interloquire con tutte le strutture pubbliche del territorio. Io credo che la riforma abbia centrato in pieno una questione politica rilevante del terzo settore. Il tema è quello della sussidiarietà. Come noi diventiamo punto di riferimento delle amministrazioni comunali del territorio, sia sanitario che sociosanitario che amministrativo, e come le nostre competenze, le nostre conoscenze, la conoscenza anche del particolare della nostra comunità possa dare un contributo alla costruzione dei programmi e soprattutto nell'individuare quali sono le priorità all'interno dei programmi. Ecco, questo lavoro io immagino che lo dovremo fare prima fra di noi, mettendo tutti i dati che abbiamo, tutte le informazioni che abbiamo. Guardate, noi abbiamo dati infiniti, perché quando facciamo le telefonate le registriamo, conosciamo i problemi delle persone, e i dati diventano fondamentali, perché quando ci sediamo a un tavolo per coprogrammare o progettare è evidente che se si parte dalla conoscenza del territorio, dai dati che sostengono questa conoscenza, il nostro ruolo e la nostra competenza, oltre alla reputazione che abbiamo, e quella è evidente, il risultato di una storia, ma soprattutto appunto queste competenze fanno sì che il nostro ruolo diventi fondamentale in questo confronto, così come sarà fondamentale aprire interlocuzioni nuove e diverse, in modo particolare con chi fa la contrattazione sociale, quindi con lo SPI e con la CGIL, perché anche qui io credo che appunto pensare che noi abbiamo questa opportunità di coprogrammare, coprogettare, debba confrontarsi e unificarsi anche con le proposte di contrattazione sociale che il sindacato fa nel territorio, per avere più forza, più concretezza, e quindi il confronto e la conoscenza debbano diventare un elemento che ci consente di presentarci in maniera coesa, coordinata e sempre più forte. Quindi vedete che i temi che ci aspettano in questa situazione, ancorché così difficile con la pandemia, ci consentono però di dare un contributo importante, un contributo ai sindaci sul piano della coprogrammazione e coprogettazione, e questo è il pensare, sono le idee, sono le nostre progettazioni, sono le nostre competenze, ma vicino a queste immediatamente la capacità di dire, a fronte di questi problemi, sappiamo organizzare col fare nel nostro territorio tutti quei servizi e quelle attività che sono così importanti perché rispondono ai bisogni delle singole persone. Ecco, io credo che questo lavoro di progettazione, di idee, di programmi si accompagna con la grande capacità organizzativa di organizzare sul territorio le risposte concrete. Questi due elementi, così il territorio e la persona, che sono i due capisaldi sui quali noi lavoriamo, ci portano
a tutti i documenti congressuali che con calma e con il tempo riuscirete a vedere e a discutere durante le assemblee congressuali. Però credo che il Congresso ci aiuti a fare chiarezza rispetto a questo impianto. Già l'abbiamo, già operiamo in questo senso, ma l'approfondimento e la conoscenza di tematiche, di documenti, di materiale che ci aiuta a ragionare su queste cose ci consentirà, come abbiamo fatto fino ad oggi, come voi avete fatto fino ad oggi, sicuramente di riaprire una stagione nuova con le amministrazioni comunali e di avere quel rapporto e quella presenza così significativa e così importante che abbiamo avuto fino ad oggi. Io sono a vostra disposizione per qualsiasi esigenza, per tutto questo lavoro che voi state facendo, ma mi sembra che tutto sia in ordine, in regola, e quindi si possa procedere con la massima tranquillità. Quindi un augurio di buon lavoro a tutti e soprattutto di grande successo per questo nuovo Hauser provinciale, che non so bene come avete detto che lo chiamerete. Ravenna provinciale e quindi avrete sia volontariato che APS per rispondere sempre meglio, come vi dicevo, alle attività e alle esigenze di questo territorio. Grazie e buon lavoro. Ora la parola a Costantino, segretario provinciale della CGIL. Ricci. Io intanto vi porto i saluti del gruppo dirigente della CGIL e della segreteria. Perché questo è un momento importante, è un momento che sancisce una nuova strategia di Hauser, che definisce una linea di indirizzo e che si pone di cercare di migliorare, aumentare, essere più a disposizione della collettività e delle persone che hanno bisogno. Però io vi devo dire anche due cose, anche per stemperare un po'. Provincia di Ravenna fa la prima unificazione della CGIL nel 1996, quindi lo facciamo tardi, cioè eravamo due territori. Poi dopo iniziamo a creare le condizioni, siamo riusciti a unificare il SUNIA, siamo riusciti a unificare la Federconsumatori. L'obiettivo era di Hauser, però abbiamo avuto un piccolo inciampo un po' di anni fa e quindi sono molto contento che con tenacia sia ritornato in campo questo e che ci si arrivi. Quindi l'ho vissuta abbastanza male, perché io penso che ne trarranno vantaggio entrambe le strutture, perché più gente che ragiona e ha voglia di partecipare poi si riesce a costruire anche nuovi fronti, più diciamo siamo solidi, più siamo in grado di dare una risposta alle persone. Perché questo paese senza volontariato non va da nessuna parte, questo lo dobbiamo dire. E io auspico che ci sia una legislazione più attenta a livello nazionale, perché il volontariato, a me quello compassionevole, non piace, ma organizzare il volontariato come state organizzando voi ha bisogno di volontari che devono cedere il proprio tempo, lo fanno sicuramente con grande volontà e anche con grande gioia, però abbiamo bisogno di sostenere tutte le iniziative che vengono fatte. Hauser nasce da una intuizione di Bruno Tentin. Bruno Tentin è stato forse uno dei più grandi segretari della CGIL, ma perché ha visto in una condizione della popolazione una fragilità e che quindi c'era bisogno che la CGIL con lo SPI si mettesse a disposizione per costruire qualcosa che andasse incontro a queste fragilità. È chiaro che il volontariato serve, ma è chiaro che questo paese in questo momento sta vivendo una condizione veramente critica e difficile. Il Covid, diciamo, non ha fatto altro che mettere a nudo le fragilità di un paese, non ha fatto altro che mettere a nudo le questioni che non funzionano.
Abbiamo imparato che le mascherine venivano dalla Cina, che non avevamo la possibilità delle terapie intensive, che i lavoratori della sanità non avevano i camici perché venivano da altre parti. Abbiamo imparato che la globalizzazione, che era una cosa che negli ultimi anni era un lessico quotidiano, è sparito in questo momento qui. Abbiamo imparato che si può lavorare in maniera diversa, abbiamo imparato che nelle classi delle scuole c'era troppa gente, che nei nostri autobus c'è troppa gente, però solo in momenti particolari della giornata, perché tutte le altre corse sono vuote. Abbiamo imparato che c'è bisogno di costruire qualcosa di nuovo per il futuro. Questo ci dice il Covid. Poi abbiamo imparato un'altra cosa. Allora, il virus contagia le persone, la pandemia la fanno le persone, e quindi è chiaro che quello che sta succedendo è perché in questo paese, in quest'estate, c'è stato un abbassamento della guardia, che la gente ha pensato che si poteva, Hamas dice era tana liberi tutti, che il distanziamento fisico poteva non essere efficace, che le mascherine invece dobbiamo adesso, soprattutto adesso, avere tre livelli, la mascherina sempre, la mascherina, ho sentito anche gli ultimi esperti dicono che è veramente l'unica cosa che ci difende dal Covid, cioè dall'ingresso del virus, la mascherina sempre, anche col naso, stiamo distanziati e laviamoci le mani, però c'è una questione, che questa pandemia, poi sarò velocissimo, perché volevo dirvi, c'è una questione che abbiamo davanti a noi. Nei primi 8 mesi di quest'anno l'Emilia Romagna ha fatto 300 milioni di ore di cassa integrazione. Non le aveva fatte negli ultimi 5 anni. Quindi vuol dire che il sistema, il tessuto economico è veramente in difficoltà. Io non so quando il blocco dei licenziamenti verrà tolto, quale sarà il livello di riduzione di personale, quale sarà il livello di disoccupazione che avremo in questo paese. Noi abbiamo avuto un picco di 48.000 lavoratori in cassa integrazione, ancora adesso ce ne sono 6.000, e io penso che questi non rientreranno più al lavoro. Ci dice anche un'altra cosa, e che dobbiamo ragionare, che lo smart working, come viene chiamato, il lavoro da casa, sarà una delle questioni cui dovremo affrontare nel futuro. E quindi difficile per l'organizzazione sindacale, perché andare in giro per le aziende è già complesso, andare in giro casa per casa è ancora complicata. Però questo determinerà un ragionamento diverso della mobilità della città, un ragionamento diverso della ricezione, della ristorazione, deciderà un qualcosa di diverso, cui noi dobbiamo provarci a farci fronte. E quindi è per questo che non riesco a capire, comprendere perché ci sia un'ostinazione a non riuscire, a non utilizzare i soldi del MES. Sono 37 miliardi a tasso di interesse già deciso, che è inferiore di quello che pagheremmo se andassimo a prendere nel mercato. Qualcuno dice risparmiamo 300 milioni all'anno, qualcuno dice 300 milioni all'anno per i 10 anni che noi dovremo. E questo sarebbe solo per la sanità, assunzione, sanità territoriale e strutture ospedaliere. Perché una cosa non dobbiamo fare. La sanità pubblica non serve solo alla pandemia, la sanità pubblica serve sempre. Poi deve essere quella che è in grado di affrontare anche una pandemia, ma domani, quando si riprenderanno la normalità, perché spero la normalità ci deve essere, noi non possiamo regalare al privato la diagnostica, le cure della nostra gente. Dobbiamo costruire, investire in quello che è l'unica cosa, la sanità pubblica, che ci dice che possiamo difenderci. E io sono contento non sono contento di leggere i 16.000 contagiati ogni giorno, però sono contento di leggere che l'Emilia Romagna
anche se un trend in crescita, ha dei numeri diversi, ma dei numeri diversi perché noi la sanità territoriale non l'abbiamo mai smantellata, il tracciamento delle persone lo stiamo ancora facendo, è chiaro che se i numeri crescono andremo abbastanza in difficoltà. E quindi chiudo con due questioni, sono molto sindacali, però mi va di dirlo. Noi abbiamo chiesto al governo di essere presenti in un tavolo dove si inizia a delineare quali saranno gli investimenti del Recovery Fund. Sono 209 miliardi, di cui 80 miliardi a fondo perduto, di cui il 70% noi lo dobbiamo spendere, quindi progettare, realizzare e spendere nei prossimi 3 anni. A me mi tremano le vene nei polsi che noi Italia siamo capaci di questo. Però questo può essere speso per la ricerca, l'ambiente, la sanità, la scuola, il territorio, la subsidenza, cioè contro il dissesto idrogeologico. Può essere speso veramente in una maniera che può cambiare la politica industriale del nostro paese, un pezzo della faccia del nostro paese, e sicuramente creare le condizioni di togliere il disagio sociale che sta vivendo tanta popolazione. Se si toglie anche un po' di disagio sociale, il vostro lavoro sicuramente diventa un po' più agevole. Grazie. Bravo Costantino, molto conciso ed efficace. Adesso passiamo all'avvio formale del percorso di fusione con la lettura dei documenti ufficiali di fusione e la presentazione del bilancio delle 4 associazioni al 30 giugno 2020. Denise Camorani del Centro Servizi per il Volontariato, e che ti ha ringraziato quando non c'eri, la Mirella, per tutto il lavoro che hai fatto durante il percorso, che è stato sicuramente importantissimo. Buongiorno a tutti, sono molto contenta di essere qui oggi con voi perché è un percorso che effettivamente abbiamo seguito tutti insieme, quindi è una tappa importante, anche se stiamo vivendo, come diceva adesso il segretario della CGIL, un momento molto particolare, però credo che la giornata di oggi sia proprio per dire che ce la faremo e andiamo avanti. Apriamo quindi l'assemblea straordinaria, quindi sapete che oggi avete approvato prima i bilanci consuntivi nell'assemblea ordinaria. Nell'assemblea straordinaria andiamo proprio a fare quel percorso, quindi a accordare, sottoscrivere quel percorso di fusione tra Hauser Volontariato Ravenna e Hauser Volontariato Faenza, e tra Hauser Territoriale Ravenna e Hauser Territoriale Faenza. Più tardi arriverà il notaio. Il notaio ci ha autorizzato a cosa? Ad avviare il percorso, quindi la lettura dei documenti, proprio perché essendo in un periodo Covid, lui arriverà, era previsto per 2:30, ma anticiperà il suo arrivo, e quindi tutti i documenti e il percorso lo ne parliamo adesso insieme, in modo tale che quando arriverà lui leggerà il verbale e vi chiederà se siete d'accordo. È un percorso che ha già visto tanti momenti di discussione della fusione nei territori. La vostra associazione è un'associazione un po' grande, diciamo così, rispetto allo standard, e quindi abbiamo che cosa? Concordato col notaio proprio per una condivisione dei contenuti della fusione con tutti i soci, sono state svolte le varie assemblee e riunioni nei territori in modo tale da coinvolgere non solo i delegati, come prevedeva il vostro statuto, ma proprio per coinvolgere tutti i soci, quindi chiunque già da un mese, ma già nelle riunioni sono state spiegate prima, precedentemente, le riunioni erano partite, se non sbaglio, già a febbraio, tutte quelle che sono i contenuti della fusione. Io partirei, se siete d'accordo, voi dovreste avere anche nella cartellina i documenti di fusione, partirei dalla fusione del volontariato, quindi il cartellina blu e cartellina verde. Partiamo dalla cartellina blu, quindi la fusione di Hauser Volontariato Faenza
in Hauser Volontariato Ravenna, che diventa, prima sentivo dal Nazionale che chiedevano la denominazione esatta del nuovo dell'ente che viene a crearsi dalla fusione delle due, in Hauser Volontariato Provincia di Ravenna ODV, quindi organizzazione di volontariato. Il nostro progetto di fusione è composto da vari documenti. Io leggerei il progetto di fusione, così ce l'avete tutti sotto mano, e poi magari i vari allegati invece li riassumiamo a voce. Quindi, progetto di fusione per Hauser Volontariato Provincia di Ravenna ODV. Premessa: viene condivisa la volontà di creare una nuova Hauser provinciale Ravenna, formata dalle attuali Hauser Volontariato Ravenna e Hauser Volontariato Faenza, cercando di utilizzare la strada che permetta di 1. Creare un unico ente provinciale, Hauser Volontariato Provincia di Ravenna ODV. 2. Studiare le modalità che permetta di salvare uno dei due codici fiscali. 3. Per raggiungere l'obiettivo, le due associazioni hanno intrapreso un percorso dotandosi di 3 gruppi di lavoro sulla gestione delle tematiche del modello organizzativo, bilancio e gestione di un'unica contabilità, statuto e regolamento applicativo. Questo perché nel progetto di fusione viene descritto, per farvi capire anche tutto il lavoro e il ragionamento che c'è stato a monte, quindi sono state svolte tante riunioni a tanti livelli proprio per capire com'era la soluzione possibile più funzionale. I due organi amministrativi hanno optato per la fusione per incorporazione, non determinando la nascita di un nuovo soggetto, ma l'assorbimento di un ente in uno adesso preesistente, così da consolidare le strutture e le risorse delle associazioni già operanti. La scelta è stata rafforzata dalla riforma del terzo settore. Infatti, tra le più importanti novità introdotte dalla riforma col decreto è costituita proprio dalla previsione di un nuovo articolo del Codice Civile relativo alla trasformazione, fusione e scissione di associazioni. Questo cosa vuol dire? Che fino alla riforma del terzo settore i nostri enti non avevano una normativa che legiferasse proprio sulla vicenda della fusione tra associazioni. Col codice invece hanno introdotto anche per i nostri enti questa possibilità. Prima si andava solo per analogia, quindi si prendeva l'esempio delle aziende, adesso invece abbiamo proprio il codice del terzo settore che ci permette di poterlo fare. Secondo tale nuova norma, inserita nel primo libro titolo secondo del Codice Civile, se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo dello statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni di cui è il presente titolo, possono operare reciproche trasformazioni, fusioni e scissioni. Per concludere, l'iter e rendere efficace una fusione tra associazioni si deve seguire una determinata procedura e una serie di adempimenti secondo norme e procedure mutuate dal diritto societario. Alle fusioni in particolare si applicano le disposizioni, qui io salterei perché sono tutte le citazioni delle normative. Tutto ciò premesso e considerato quanto sopra esposto, assunto che i rispettivi consigli direttivi hanno deciso di sottoporre alla delibera assembleare la proposta di attivare una procedura parallela nella forma e nei tempi di esecuzione al fine del raggiungimento della fusione per incorporazione. Preso atto che sono state attivate una serie di incontri tra i presidenti pro tempore di Hauser Volontariato Faenza e Hauser Volontariato Ravenna, enti incorporanti in questo caso, e di loro rispettivi staff per verificare le condizioni di volontà e fattibilità sulla possibilità di unificare l'attività delle associazioni, verificato che le due associazioni hanno deliberato di conferire ai loro presidenti i relativi poteri affinché predisponessero un'analisi di fattibilità dell'unificazione delle attività delle due associazioni sulla base delle analisi e delle indicazioni delle associazioni medesime, avvalendosi del supporto degli staff e sotto la vigilanza degli organi di controllo delle due associazioni, che detta analisi di fattibilità ha dato esito positivo ed è stata avviata la progettazione operativa del nuovo soggetto con modalità ritenuto ora necessario di dare prosecuzione al processo ipotizzato e concordato al fine di provvedere la necessaria attuazione delle procedure di fusione dell'associazione Hauser Volontariato Faenza nell'associazione Hauser
Hauser Volontariato Ravenna con contestuale cambio di denominazione in Hauser Volontariato Provincia di Ravenna. Tutto ciò premesso, i consigli direttivi assumono il presente documento. Progetto di fusione per incorporazione. 1. Le associazioni partecipanti alla fusione abbiamo Hauser Volontariato Ravenna con tutti i dati, ente incorporante, e Hauser Volontariato Faenza, ente che viene incorporata. Nell'altro progetto, che dopo riassumeremo invece più velocemente, abbiamo Hauser Territoriale Faenza che incorpora Hauser Territoriale Ravenna. Modifica di denominazione dell'associazione, quindi abbiamo detto indipendenza della fusione, l'associazione Hauser Volontariato Ravenna ODV incorporante acquisirà la seguente denominazione Hauser Volontariato Provincia di Ravenna ODV. Nell'altra assemblea avremo Hauser Territoriale Provincia di Ravenna APS. Adesso li leggo un po' in contemporanea così velocizziamo in modo tale che quando arriva il notaio siamo pronti. Poi se c'è qualcosa interrompetemi senza nessun problema, mi raccomando. 2. Motivazioni dell'operazione. Il terzo settore si trova oggi a confrontarsi con l'emergere di una complessità sociale inedita, cui deve offrire risposte innovative ed efficaci in una logica che dovrebbe integrare pubblico-privato e privato-sociale. Alle associazioni Hauser è chiesto di rispondere a bisogni emergenti e nuovi, con nuove capacità operative, ma anche manageriali e strategiche, spesso assumendo un ruolo completamente nuovo in un sistema sociale e culturale frammentato e fragile. Il crescente protagonismo risponde all'inadeguatezza degli strumenti tradizionali, alla necessità di rigenerare le risorse valorizzando le energie positive della società e rafforzando i legami. La crisi economica e le trasformazioni sociali e culturali degli ultimi anni ci impongono un ripensamento non solo dei servizi, ma anche di un sistema di welfare a partire dalle persone fino alla società civile. Potenziare le integrazioni nell'ambito di una più efficace collaborazione tra i diversi sistemi di welfare sociale, sanitario, sociosanitario, rigenerando risorse e relazioni in un'ottica che parta dai territori e dai legami è certamente una priorità. In tal senso, interventi precoci di aiuto alle famiglie nelle loro dimensioni generative si coniugano con quelli deputati alla riparazione, ma anche con progetti educativi e culturali rivolti a prevenire e sostenere il disagio, a responsabilizzare attori definiti non convenzionali proprio perché considerati spesso per i bisogni espressi e non per le potenzialità che esprimono e che potrebbero essere valorizzate. Il principio di sussidiarietà orizzontale deve essere letto quale paradigma per la definizione dei rapporti tra ETS, quindi enti di terzo settore, e pubblica amministrazione nella riforma del terzo settore e non come una mera pretesa di servizio da parte dell'ente pubblico. Una vera e propria coprogettazione vista come sussidiarietà del volontariato e non come una sostituzione di posti di lavoro. È necessario un cambiamento, una trasformazione che parta dalla sperimentazione attiva e concreta di un nuovo sistema di welfare che contamini culture e territori, che diffonda un senso di comunità promuovendo integrazione ed inclusione, che faciliti la messa in gioco di capacità e potenzialità di cittadini e cittadine per poter rigenerare legami e valori, responsabilizzare, coinvolgere e creare valore, affermando un passaggio culturale anche per gli attori preposti al governo dalla logica della spesa a quella dell'investimento. In questo contesto evolutivo la dimensione economica degli operatori, la capacità di integrare competenze, di rendere snelle e massimamente efficaci tutte le strutture di supporto che possono essere rese trasversali, spinge inevitabilmente a processi di integrazione anche associativa, salvaguardando marchi, identità e storia di ciascun operatore. Questo è il motivo della fusione e della giornata di oggi. Hauser Volontariato Ravenna e Hauser Volontariato Faenza, dall'altra parte abbiamo Hauser Territoriale Faenza e Hauser Territoriale Ravenna, nella convinzione della comunanza dei valori cui entrambe le associazioni si ispirano, riconosciuta la complementarietà delle competenze delle aree a cui si rivolgono, dopo un attento esame delle reciproche storie e risultati, ritengono che la soluzione ottimale per perseguire gli obiettivi indicati in premessa sia quella di realizzare una trasformazione, una nuova Hauser composta dalle associazioni che ne vanno a comporre una nuova assieme. Motivazioni giuridiche
Le leggo. Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le associazioni partecipanti, nel rispetto dei principi mutualistici e nell'interesse dei soci e delle comunità del territorio, tra i quali facilitare il conseguimento degli scopi sociali, razionalizzazione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi attraverso la concentrazione delle relative funzioni, struttura organizzativa più efficace operante con maggior livelli di efficienza al fine di pervenire in una maggiore economicità della gestione. Maggiori opportunità di rispondere efficacemente ai bandi delle pubbliche amministrazioni e alle conseguenti possibilità di integrare esperienze e competenze. In definitiva, in piano di integrazione prospettato attraverso l'operazione di trasformazione potrà garantire sia una migliore razionalizzazione dei costi di gestione che un potenziamento della leva commerciale nell'area del servizio del welfare del territorio. Atti costitutivi e statuto. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni interessate alla fusione sono analoghi con scopi e finalità comuni. Lo statuto dell'incorporante è stato recentemente aggiornato in data 21 maggio 2019 e contiene le nuove norme introdotte dalla riforma del terzo settore. Esso recepisce tutte le condizioni stabilite dal Codice Civile e dalle leggi in materia di terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni con personalità giuridica. L'associazione è una realtà locale della rete nazionale AUSE, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti della comunità locale, delle attività di interesse generale elencate all'articolo 5 del codice in forma di azione volontaria di erogazione gratuita di denaro, beni o servizio di mutualità e di produzione o scambi di beni. In particolare l'associazione tra le attività di interesse generale opera nel seguente ambito, le leggo velocemente e sinteticamente, le sintetizzo: interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni sociosanitarie, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, organizzazione e gestione di attività culturali, formazione extrascolastica, cooperazione allo sviluppo, alloggio sociale, accoglienza umanitaria, beneficenza, sostegno a distanza, promozione della cultura e della legalità, promozione e tutela dei diritti, cura di procedure di adozione internazionale e riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati. L'associazione svolge le sue attività nei seguenti settori: assistenza e servizi sociali, sanitari e sociosanitari, apprendimento permanente alle attività culturali e artistiche, salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e delle risorse naturali, socializzazione delle attività ricreative e produttive, turismo di interesse sociale e culturale, contrasto alla povertà educativa e di prevenzione delle dispersioni scolastiche, cooperazione allo sviluppo, contrasto al disagio abitativo, accoglienza umanitaria, realizzazione di orti e giardini sociali, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, beneficenza, cessione gratuita di alimenti e prodotti, promozione della cultura e della legalità, promozione del volontariato dei diritti umani, interventi di richiesta di affidamento e riqualificazione, sostegno alla fragilità e al contrasto alle povertà, promozione dell'invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico storico. Lo statuto dell'associazione incorporante, in questo caso Hauser Volontariato Ravenna, nell'altro caso Hauser Territoriale Faenza, prenderà la denominazione di Hauser Volontariato Ravenna ODV ad Hauser Volontariato Provincia di Ravenna ODV. Dall'altra parte è Hauser Territoriale Faenza APS che diventa Hauser Territoriale Provincia di Ravenna APS. Articoli inerenti alla possibilità di convocare le riunioni online tramite SMS, questo l'abbiamo introdotto cogliendo questa occasione e sapendo quello che ci è successo in questo periodo. Articolo 9, variazione competenza assemblea. Articolo 10, integrazione compiti consiglio direttivo. Articolo 12, integrazione compiti presidenza. Lo statuto contiene le prescrizioni previste dal decreto 117, quindi alla riforma del terzo settore, comunque verrà modificato per eventuali successivi adeguamenti normativi. Punto 5, regolamento generale, Hauser Volontariato Provincia di Ravenna. Nell'altro documento c'è quello, c'è l'accenno al regolamento invece dell'Hauser Territoriale Provincia di Ravenna, APS. Le due associazioni partecipanti alla fusione nel processo di costruzione della fusione hanno condiviso un regolamento generale. Il regolamento è composto dai vari capitoli, che adesso non sto a elencarvi, e che dovreste comunque avere, se non sbaglio, in cartellina. E lo dovreste anche aver discusso e letto nei territori.
Capitolo 6 del documento del progetto di fusione è l'attività patrimoniale da trasferire. Insieme alle diverse attività e passività saranno trasferite all'associazione incorporante i beni registrati nell'allegato inventario. Capitolo 7, dato di effetto della fusione, conformemente alle facoltà ammessa dal codice civile, le operazioni della incorporante verranno imputate al bilancio della incorporante ai fini fiscali e contabili come da normative vigenti. 8. Trattamento particolari riservati ai soci. Non sussistono benefici o vantaggi economici per gli aderenti alle associazioni partecipanti alla fusione. Immutati resteranno i loro attuali diritti e doveri. Questo è importante, quindi nell'operatività di quello che avverrà da domani vi cambierà poco, semplicemente avrete un ombrello più ampio che copre un po' tutte le attività, quindi non solo nei territori, ma anche un ombrello provinciale, ma le vostre attività nell'operatività non cambieranno. Punto 9, trattamento particolare riservato al personale. Obiettivo e precisa volontà è quella di mantenere in toto gli organici delle associazioni coinvolte nel processo di fusione. Non si intendono quindi effettuare riduzioni di organico, il quale rimarrà in capo dell'associazione incorporante. Punto 10, gli allegati, anche qui identico nelle due associazioni provinciali, quindi abbiamo allegato A, documento di intenti per un progetto di unificazione dell'Auser Volontariato Ravenna e di Faenza sul territorio provinciale. Il documento di intenti è un po' riassunto in quello che abbiamo poi letto prima e comunque dovreste avere anche quello in versione integrale. Allegato B, documento tecnico condiviso per la fusione e per incorporazione. È un documento che riassume tutte le tappe, quindi le date che cronologicamente ci eravamo dati come gruppi di lavoro, quindi per approvare lo statuto, per approvare i bilanci, per approvare il progetto di fusione. Allegato C, statuto condiviso, in questo caso Auser Volontariato Provincia di Ravenna DV, nell'altro caso Auser Territoriale Provincia di Ravenna PS. In cartellina avete la versione dello statuto con in rosso evidenziate esattamente le parti che vengono a modificarsi, così come abbiamo letto prima. Punto D, regolamento generale condiviso Auser Volontariato Provincia di Ravenna DV e Auser Territoriale Provincia di Ravenna APS. Bilanci consuntivi al 30 giugno 2020 sia di Auser Volontariato Ravenna che di Auser Volontariato Faenza, ma anche di Auser Territoriale Faenza e di Auser Territoriale Ravenna. Quindi stamattina avete approvato il bilancio al 31/12/2019. Anche questo documento è importantissimo per la fusione, però avendo deciso di fare la fusione in questa fase dell'anno, occorre allegare anche che cosa? Una situazione soprattutto patrimoniale di quello che è la situazione degli enti a almeno 120 giorni prima della fusione. E poi allegato F, elenco delle assemblee svolte nei singoli circoli o centri sociali dall'altra parte e i relativi verbali. Questo documento, quindi il progetto di fusione, è stato approvato a Ravenna, quindi nel consiglio direttivo, nel comitato direttivo dell'Auser di Volontariato Ravenna e Territoriale il 22 settembre 2020, a Faenza è stato approvato il 23 settembre, quindi esattamente un mese prima della vera e propria assemblea che è oggi di fusione in presenza del notaio. Cosa succederà adesso? Quando arriverà il notaio e se tutto va bene approviamo questi documenti, nei giorni futuri il notaio convocherà Mirella Rossi e Sauro Bacchi per andare nel suo studio a firmare i documenti e il verbale di questa giornata. Vediamo che ore sono. Allora, io ho finito, nel senso che non starei a leggervi gli ulteriori documenti perché l'abbiamo fatto in parallelo e di documentazione ne avete. Non so se è prevista la relazione di qualcuno di voi. Sì, perfetto. Grazie a tutti. Allora, oggi è veramente il giorno del matrimonio, della questa fusione per incorporazione. Siamo tutti ben protetti, in sicurezza, eccetera. Allora,
volevo partire ringraziando, diciamo, chi ha lavorato e molto e da tempo per arrivare a questo risultato. Quindi ringrazio due presidenti, Mirella e Sauro. Ringrazio tutti i volontari che hanno collaborato, partecipato. Ricordo che anche nel corso di questi anni abbiamo fatto diverse riunioni, sia a Faenza che a Ravenna. Ringrazio il grande agevolatore Bertozzi, perché ha fatto veramente un'azione diplomatica e di consulenza competente, di supporto, e il supporto, la consulenza tecnica di Denise. Con tutte queste persone ci siamo incontrati più volte, siamo confrontati, e questa è oggi si porta a compimento un passaggio molto, molto importante. Adesso abbiamo rivisto un po' tutta la scaletta e questi, ovviamente, facciamo sempre di tutto per fare le cose un po' più in fretta, insomma, contenere i tempi. Quindi ditemi voi quanto vi posso dilungare, non vorrei... 10 minuti, dai. 10 minuti, va bene. Allora, 10 minuti, è la prima occasione intanto la prima occasione di ringraziarvi tutti i volontari che hanno operato nel periodo più difficile. Con Mirella ci sentivamo molto spesso, sì, la situazione è rischiosa, però ci mettiamo tutti i dispositivi di protezione individuale, però lo facciamo. Noi non abbiamo abbandonato le persone che avevano più bisogno proprio nel momento in cui il bisogno era maggiore, anche sapendo che avevamo bisogno di tutelare sempre la salute dei volontari, ma abbiamo anche, siccome siamo una forza molto accreditata sul territorio, ci riconoscono il valore di quello che facciamo, abbiamo anche avuto la disponibilità di ragazzi più giovani. Per tutti Marco, diciamo, è stato emblematico, il ragazzo che fu aggredito mentre, dopo aver consegnato dei farmaci. La settimana scorsa, anzi qualche giorno fa, il presidente Mattarella ha premiato un volontario Hauser, riconoscendogli l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro per il lavoro svolto proprio a favore delle persone fragili e anziane. Quindi, insomma, partiamo orgogliosi di essere in questa associazione, orgogliosi anche di riuscire a fare quelle azioni di organizzazione tali che ci permettono di essere più forti, di affrontare anche le difficoltà. E le difficoltà quest'anno ovviamente le abbiamo affrontate, ci siamo in mezzo, non ce lo saremmo mai aspettato, quindi tutti sono stati colti un po' impreparati, però ci siamo riorganizzati e in qualche modo andiamo avanti. E sempre di più bisognerà, di questa storia che non sappiamo per quanto ancora andrà avanti, finché non riusciremo a fare tutto il vaccino ci sarà ancora, quindi ci dovremo convivere con tutte queste misure di sicurezza. Però ogni criticità ha sempre le possibilità, questo è sempre vero, e bisogna pensare anche a delle modalità diverse per fare delle cose. Primo era stato anche citato anche dalla Lella Brambilla, dalla Presidenza nazionale, è quella della compagnia telefonica, della compagnia che si fanno con le persone. Si può fare anche fisicamente, vedersi a piccolissimi gruppi, scambiarsi, perché sono attività fondamentali, siamo veramente una medicina contro la solitudine e la depressione. E altrimenti si prende il telefono, magari la videochiamata può essere più auspicabile, e si contattano le persone. E se noi ci siamo, tutti noi abbiamo avuto dei momenti di fragilità, i contatti che vengono tenuti quando sei un po' nelle difficoltà sono quelle relazioni che si rinsaldano e che durano poi nel tempo. Noi abbiamo, come regionale, abbiamo dotato tutti i territori di una licenza Zoom, questo ad aprile, per fare in modo di poter avere il supporto della tecnologia che agevoli la comunicazione. Noi facciamo
le riunioni, così dai territori non si devono muovere, uno le può fare a casa, sono comunicazioni più veloci, si può fare in un'ora. Tutti l'abbiamo detto e lo sottolineiamo, non è la stessa cosa che vedersi in faccia. Esserci la comunicazione, c'è tutto il corpo, lì il corpo in uno schermo piccolino viene rimosso. Però ci teniamo in contatto. Adesso siamo nel periodo in cui facciamo le cose che possiamo, ma si può sviluppare anche la creatività, si possono inventare nuovi modi. Prima accennava a una possibilità di collegare, di connettersi. Noi abbiamo anche tentato e cerchiamo di sviluppare un progetto proprio sulle aree interne, come la connessione è possibile se c'è una rete che te lo permette, altrimenti ci sono queste voci metalliche che vanno e vengono e dopo un po' spegni perché è insopportabile. Quindi obiettivo numero uno, l'investimento che ricordava, uno degli investimenti che ricordava prima Costantino, è proprio quello di divulgare, diffondere la rete in tutto il territorio, se no ci sono territori di serie A, di serie B, aree che si spopolano, perché se lì non puoi fare né didattica a distanza, non comunicare, non lavorare, perché lavorare da casa se non hai la connessione è impossibile. Questo deve diventare un bene essenziale come la corrente elettrica. Questa è una prima cosa. Poi bisogna che le persone, ecco il grande fattore di cultura, che le persone sappiano, anche quelle anziane, quelle a cui facciamo riferimento, imparino a usare queste tecnologie. Quindi noi possiamo, con l'aiuto di quelli più giovani che hanno dimestichezza, possiamo proprio essere organizzatori e promotori di sapere, imparare a utilizzare. Non ci sono costi enormi, ormai li abbiamo tutti i telefoni, meglio se c'è un computer, ma altrimenti anche col telefono si può fare, ma accedere a internet, sapere cosa fare, per esempio li può risparmiare un sacco di giri col fascicolo sanitario elettronico, quindi vedere anche e promuovere anche delle utilità per temi su cui le persone sono molto sensibili, ma perché devi uscire, fare dalla strada, quando si può fare, possono prenotare delle visite, magari esami, le ricette dal medico attraverso lo smartphone. Cioè sono tante le possibilità, poi non solamente l'uso per la sanità, possiamo anche accedere a eventi culturali. Allora noi stiamo cercando di usare Rete Hauser, mettendo in connessione i vari circoli culturali che ci sono, le università popolari che abbiamo, perché una cosa che viene fatta a Piacenza può essere seguita presenti fisicamente nella sala dall'altra parte, basta un computer e un televisore, e quindi c'è il senso di appartenere alla rete Hauser, e una cosa non viene più fruita da 15 persone che sono lì, possono essere molti di più. E così all'interno di tutta la regione possiamo allargare l'offerta proprio culturale e dare delle possibilità alle persone. Per adesso ci limiteremo poi ci si può organizzare, se le persone nelle case hanno i propri strumenti, si possono anche seguire così, ma adesso per mantenere piccole aggregazioni, ma dare motivo alle persone di uscire, a meno che non ci siano, noi abbiamo sempre rispettato le misure di sicurezza, se veramente c'era lockdown totale, i circoli sono stati chiusi, insomma, da marzo a fine maggio. Però se finché si possono tenere aperti, proporre anche cose diverse rispetto al solo gioco delle carte alle tombole è qualche cosa che dà la possibilità alle persone di uscire e di crescere. Allora, il percorso, noi oggi avremmo potuto iniziare anche le assemblee di base per il congresso. Un congresso che è importante perché delinea che cosa si propone Hauser di fare nei prossimi 4 anni. A partire dall'analisi del contesto in cui ci troviamo, delle disuguaglianze che hanno distinto in questo periodo e, come diceva prima Costantino, amplificato, le ha detto anche
Mirella nella sua bellissima relazione non ha fatto altro che evidenziare ancora di più quello che era di un colore e quello che era di un altro. Allora noi che abbiamo invece una visione delle relazioni umane, dei rapporti economici che siano basati più sull'uguaglianza, sulla solidarietà per le persone, su uno Stato sociale che sostenga la sanità, che sia pubblica, con l'integrazione anche di quella privata, ma che sia fondamentalmente pubblica e garantita a tutti quanti, con uno Stato sociale che aiuti le persone se parliamo appunto di persone che vivono più a lungo, ma di poter vivere il più a lungo possibile con in buona qualità di vita anche presso il proprio domicilio, quindi le case senza barriere, i servizi che possono assistere effettivamente e possono aiutare le persone a stare a casa. Insomma, ci sono molte esperienze che abbiamo, anche lei l'ha già parlato di la coprogrammazione, la coprogettazione che possiamo fare. Ognuno conosce la propria realtà, noi siamo grandi sensori perché aiutiamo le persone, allora possiamo aiutare, essere un soggetto che confrontandosi con chi va a fare la contrattazione sociale territoriale, CGL e SP, possiamo trarre reciprocamente dei vantaggi. Quindi laddove ci sono dei buoni rapporti possono migliorare, non sempre è così, dobbiamo fare tutti quanti in modo che si migliori, che se abbiamo degli elementi comuni non ci si salva da soli, ma lo possiamo fare tutti insieme. Quindi prossimamente, quando si potrà, cominceremo le assemblee. Intanto leggete il documento che avete nella cartellina, non è lunghissimo. Leggetelo, se c'è qualche cosa di non chiaro si possono anche commentare, fare piccoli gruppetti anche e discuterli. Poi dopo faremo magari anche, cioè, andranno fatte le assemblee dove i documenti si mettono in votazione. Però se ci saranno, andiamo verso l'inverno comunque, almeno i volontari, quelli che sono un po' più curiosi, dalla lettura verrà qualche idea, qualche curiosità. Facciamolo, perché questo non sia un tempo inutile, non sia un tempo solo di privazioni, ma che ci troviamo delle cose buone e nuove anche che non possiamo fare. E questo è il senso di vivere più a lungo, non per aspettare di più la fine, ma per dare senso ogni giorno le cose che facciamo, le relazioni con le altre persone. Quindi grazie di tutto quello che fate tutti i giorni. Chi è davanti qui ovviamente è impegnato e quindi non deve essere convinto, e soprattutto aperti anche ad altre persone. Se noi proponiamo nuove attività si avvicineranno anche nuovi volontari, nuove volontarie, anche ragazzi giovani che ci possono essere di grande aiuto, ma anche noi possiamo essere di grande aiuto a loro, perché comunque abbiamo un'esperienza da condividere. E allora una persona vale per tutte le cose buone che ha fatto nella vita, e tutto questo lo possiamo fare solamente insieme, nel rispetto e volendo un mondo un po' più giusto. Quindi buon lavoro, buona vita. Allora, entro breve dovrebbe arrivare il notaio Castellari. Intanto però è aperto il dibattito, quindi se qualcuno, invito chi vuole dire qualcosa, ecco, a esprimersi. Vabbè che di questa fusione ne abbiamo parlato talmente tanto in tanti direttivi che adesso dire cose nuove non è facile. Però voglio dire, intanto che aspettiamo, abbiamo posto anche per qualche intervento. Visto che siamo tutti organizzati coi tempi e gli incastri, tutto questo per aver fatto l'elogio di tutto il percorso che avete fatto, come centro ovviamente c'è una struttura che nasce dalla fusione e come centro regolatore di Hauser regionale spetta anche il compito ai componenti del direttivo
di proporre la nuova presidente delle due associazioni, ODV e APS, la nuova presidente che per l'esperienza già maturata, perché conoscete benissimo e diciamo ha tutte le caratteristiche, ha fatto questa costruzione, ha reso anche Hauser Ravenna più grande, insomma ha fatto grandi, grandi cose. Proponiamo Mirella Rossi come presidente di Ravenna provinciale ODV e Ravenna provinciale APS. Sauro Bacchi non avrebbe potuto comunque essere ricandidato perché aveva già superato anche il limite massimo degli 8 anni che lo nostro statuto prevede. Poi tutte le persone concorreranno a far crescere la nuova associazione. La questione della, devo dire, sommatoria, ecco, allora noi abbiamo una, è già stato condiviso questo in assemblee, credo ai direttivi, noi abbiamo una scadenza molto ravvicinata che sarebbe stato il congresso ai primi di febbraio, è slittato di almeno un paio di mesi, ma i tempi ce li daranno i numeri dell'epidemia. In questa fase non si eletto la figura del legale rappresentante che va fatto, gli altri organismi esistenti li teniamo come sommatoria dei due, quindi le due assemblee sono fatte, cioè l'assemblea di Ause provinciale è fatta dalla somma delle assemblee di Faenza e di Ravenna, il direttivo sia dell'ODV provinciale che della PS provinciale è la somma dei due direttivi Faenza e Ravenna di prima, le fate anche le presidenze. Beh, adesso poi quando abbiamo eletto la presidente, dopo, insomma, facciamo questo periodo di transizione come somma delle due realtà. Legale rappresentante però può essere uno solo e quindi deve essere ben identificato. Dal notaio a firmare l'atto di oggi, come ho detto un po' prima nell'esposizione, andranno Mirella Rossi come presidente di Hauser Volontariato Ravenna e Hauser Territoriale Ravenna, Sauro Bacchi come presidente di Hauser Volontariato Faenza e Hauser Territoriale Faenza. Perché? Perché oggi abbiamo fatto le 4 assemblee straordinarie. Poi per comodità le abbiamo fatte in contemporanea con l'accordo di tutti, perché sono le 4 assemblee delle 4 entità che erano autonome che hanno deciso di fare la fusione per incorporazione per avere alla fine i 2 enti provinciali, quindi Hauser Volontariato Ravenna Provinciale ODV, Hauser Territoriale Faenza Provinciale APS. Quindi per chiudere le assemblee straordinarie e l'atto di gli atti di oggi andranno sia Mirella che Sauro. Poi l'effettività della fusione avverrà dopo i 60 giorni, perché chiunque, i vari interlocutori, la legge ci dice che può avere titolo per poi vedere e valutare. È arrivato il notaio, buongiorno dottor Castellari. Adesso però, a questo punto mettete, adesso però dobbiamo votarla formalmente. Allora, chiaramente qui facciamo il voto palese, non se è voto palese, quindi chi è d'accordo perché Mirella Rossi diventi presidente provinciale dell'Hauser, alzi la mano. Allora, adesso facciamo le cose come si deve. Contrari? Astenuti? All'unanimità. Ecco qui. Quindi adesso c'è arrivato il notaio Castellari, quindi gli passo la parola per tutta la lettura dei verbali, eccetera. Dopo abbiamo un'ultima votazione delle assemblee sull'atto di fusione e poi siamo a posto, finalmente, finalmente. Quindi voi avete constatato la presenza sufficiente, il numero legale? Sì, dopo
Dopo tutte le presenze, firme, deleghe, all'uscita le lasciamo al dottor Castellari, giusto? È tutto regolare? Oppure sì, me le porterete adesso, perché ovviamente la stesura dei verbali verrà fatta in un secondo momento, poi vi chiameremo per firmare. Esatto. Cioè, quindi in sostanza adesso ci occupiamo... Sì. Adesso ci occupiamo dell'Hauser Volontariato Ravenna, no? Che è la prima associazione coinvolta, che è quella dotata di personalità giuridica, è la incorporante, e quindi i soci sono chiamati a, i delegati, insomma, quello che è, sono chiamati ad approvare il progetto di fusione. Come è stato più volte depositato, illustrato, sì. E quindi poniamo i voti al presidente. Adesso facciamo assemblea per assemblea. Facciamo assemblea per assemblea, secondo me. Vado io, Ilva, vai. Sì, vai. Allora, votano i delegati di Hauser Volontariato Ravenna, oggetto della votazione, approvazione del progetto di fusione. Hauser Volontariato Ravenna incorpora Hauser Volontariato Faenza e diventa Hauser la denominazione Hauser Volontariato Provincia di Ravenna ODV. Chi approva? Ok. C'è qualche astenuto? Chi si astiene? Contrari? Approvato. Quindi approvata all'unanimità. Andiamo con Hauser Volontariato Faenza. Poi abbiamo quindi questa qui, la possiamo chiudere alle 12:25. Cercheremo, sì. Daremo atto che tutto è stato preventivamente. Sì. Abbiamo parlato per dei mesi, ero sicuro. Sì, vabbè, comunque. Ok. Poi partiamo alle 12:26 e apriamo. Hauser Volontariato Faenza ODV. Ente che viene incorporata, che è la società, cioè la società, l'associazione che verrà incorporata, che è quella priva di personalità giuridica. Perfetto. Vado a far votare. Anche qui poniamo ai voti. Allora, votano i delegati di Hauser Volontariato Faenza ODV per il progetto di fusione. Chi è d'accordo? Solo quelli di Faenza. Ok, chi si astiene? Chi è contrario? Approvato. Questo. Adesso qui metteremo. 12:30. Certo. Okay, andiamo col territoriale e partiamo da quello che incorpora. Sì. Hauser territoriale Faenza ABS. Allora, proviamo. Quindi anche qui sono i faentini votano. Sì, adesso lo dico bene a voce, quindi partiamo dall'ente che come promozione sociale invece incorpora. Allora, quindi è qui siamo all'Hauser. Ora 12:31, andiamo a Hauser territoriale Faenza APS e questa è quella incorporante. Sì. Metto i voti. Sì. Allora, votano i delegati dell'Hauser territoriale Faenza APS, che in questo caso è l'ente che incorpora. Chi è d'accordo all'approvazione del progetto di fusione, alzi la mano. Perfetto. Chi si astiene? Chi è contrario? Approvato all'unanimità.
l'ultima, perché qui chiudiamo alle 12.35. Apriamo alle 12.36. Ok, quindi vado. Quindi votano i delegati dell'Auser territoriale Ravenna APS che viene incorporata dall'Auser territoriale di Faenza. Quindi chi è d'accordo per l'approvazione del progetto di fusione? Alzi la mano. Perfetto. Chi si astiene? Chi è contrario? Approvato. Quindi sono nate. Adesso dovremmo fare anche la confusione. Beh, adesso, sì? Dopo dovranno essere fatti gli atti di fusione. Sì, ma per oggi, abbiamo finito per, no, oggi. Per oggi direi che se non ci sono. Era quel, abbiamo già quello che sì, fatto, sì, sì, la fase che dicevamo, che l'atto di fusione con la firma definitiva, dopo sono i legali rappresentanti, giusto, che vengono. Perfetto. Allora, abbiamo finito prima del previsto, cosa insolita, perché di solito, perché normalmente si va oltre. Abbiamo fatto tutto, abbiamo una nuova presidente, anche se avrà le piene funzioni, noi fra un po', noi la consideriamo già da ora nostra presidente. Abbiamo finito questo percorso che è stato un po' difficile, un po' tortuoso, però ce l'abbiamo fatta. E quindi liberi tutti, grazie a tutti e buon pranzo. No, appunto, stavo per dire buon pranzo, stavo per dirlo. Almeno ci saremmo meritati un piccolo pranzo, è vero?